Un giovane centauro, Alessio Esposito, 25 anni, originario di Napoli, residente a Prato La Peligna, è morto ieri dopo essersi scontrato frontalmente con un'autovettura sulla strada provinciale di Raiano. Il conducente dell'auto, un 82enne di Pratola, è ricoverato presso l'ospedale di Sulmona. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di rito. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'auto, una Volkswagen Golf, stava svoltando all'incrocio in direzione Prezza, mentre sopraggiungeva la moto in sella alla quale viaggiava Esposito, che procedeva verso Prato La Peligna. Dopo il violento impatto, il 25enne è stato sbalzato in avanti per una sessantina di metri ed è morto sul colpo. La salma è a disposizione della magistratura. La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo sullo scontro mortale e ha iscritto sul registro degli indagati come atto dovuto l'82enne. Si prospetta un'inchiesta per omicidio colposo. La Procura nelle prossime ore potrebbe disporre l'autopsia sul corpo del giovane. La notizia si è subito diffusa a Pratola, creando sofferenza e dolore in tutta la cittadinanza e soprattutto tra i giovani. Molti dei suoi amici hanno raggiunto il luogo dell'incidente, scene strazianti e grida di dolore, soprattutto del padre, che continuava a chiamare suo figlio, incredulo di quello che era accaduto. Alessio, dirmi, fagli bene, dirmi. Alessio, dirmi, una volta, dirmi, una volta solo, per sentire, perché c'è una volta solo. Una volta solo, per sentire, una volta solo. Esposito faceva il parrucchiere a Sulmona ed era tesserato con la società calcistica dilettantistica SD Morronese.